Se per le prenotazioni di lungo periodo, soprattutto in agosto, il Gargano sorride, di certo gli operatori turistici e in maniera particolare i gestori degli stabilimenti balneari non possono rallegrarsi per le vacanze mordi e fuggi o per le presenze dei vacanzieri pendolari. E questo a causa delle incertezze climatiche, temperature tropicali e sole durante la settimana e tempo incerto e nuvoloni nei fine settimana, in particolar modo la domenica. E il grido di dolore di più di qualche operatore che anche nell'ultima domenica, quella appena trascorsa, ha dovuto fare i conti, soprattutto nella Riviera Sud, con il calo di affluenza dovuto anche questa volta di domenica a temperature sì elevate, ma a cieli coperti da nuvole che in alcuni casi hanno prodotto anche pioggia. Un calo evidenzia invece qualche vacanziero della domenica che è tuttavia figlio anche della politica di prezzi che in molti casi è ritenuta esagerata. Per un ombrellone e due lettini si superano quasi sempre ovunque i 20 euro, in alcuni casi si arriva anche a 30, costi che in molti preferiscono evitare magari dirottando sulle spiagge libere. Non sorridono nemmeno i gestori e i proprietari di attività di ristorazione. È un'estate, spiegava qualcuno di loro, che sembra farci tornare indietro con gli anni. Sempre più famiglie arrivano al mare muniti di scorte, panini e pranzi già preparati a casa. La crisi, insomma, morde, figlia dei rincari e di un'inflazione che non tende a calare. E se la tendenza è questa, c'è poco da stare allegri anche in vista delle settimane clou della stagione estiva.